Buonasera a tutti, sono Federica Flocco, ritorno dopo un bel po' di tempo in piazzetta, contentissima perché presento un libro davvero delizioso, io così l'ho definito. I libri possono essere belli, bellissimi, libri dell'anima, libri del cuore o libri piacevolissimi da leggere, scritti bene, libri intelligenti. Io l'ho riempito di complimenti quest'uomo, davvero gli ho fatto tantissimi complimenti e quindi sono contentissima stasera di stare qui con te a presentare 10 piccoli napoletani insieme con Osvaldo Barba che appartiene all'associazione Mercurio e dopo farà un saluto e ci racconterà un po' dell'associazione, Bruno Pezzella che è un grandissimo amico di Io ci sto e che è con noi dalla prima ora, uno scrittore sopraffino, veramente uno dei primi tra le altre cose a leggere il libro. Avevi 5 anni quando hai letto il libro di Antonio, visto la lunga gestazione di questo libro, e poi il nostro lettore Giulio Adinolfi. Perché ho fatto questa battuta sull'avevi 5 anni nonostante i capelli bianchissimi? Perché ci ho messo 25 anni a scriverlo e finalmente un anno e mezzo fa sembrava una sfortuna incredibile il fatto che fosse uscito durante la pandemia. Invece è un poco prima, pochissimo prima della pandemia, invece è stata una fortuna perché il passaparola è sempre poi la cosa più importante per i libri ed è quella che più funziona. Siamo in una delle librerie più particolari di Napoli, se non d'Italia, una libreria che si fonda solo e unicamente sul volontariato, credo che la conosciate tutti quanti, sapete che l'abbiamo aperta quando tutte le librerie chiudevano e che basta associarsi a Io ci sto, 50 euro l'anno, 25 per gli under 30 e ci aiutate così nei nostri bellissimi progetti. Un progetto che adesso è in campo e al quale potete aderire regalando anche il libro di Antonio, nel caso in cui lo vogliate, è quello del Pascale. Abbiamo deciso di rifornire la libreria del Pascale e grazie alle donazioni di libri usati e alle donazioni di libri nuovi. Quindi se ci volete aiutare potete comprare un libro per il Pascale e perché no il libro di Antonio, che è un libro divertentissimo ed è contemporaneamente un libro che fa anche pensare. Questo è uno dei progetti, dopodiché ne stiamo mettendo un altro in campo per aiutare le donne afghane, stiamo cercando di capire qual è il modo migliore di andare oltre la raccolta fondi per poter parlare di una cosa che in questo momento sembra veramente priva di soluzione, non sappiamo davvero neanche noi da qui come poter fare. Ma parliamo del libro di Antonio. Io inizierei direttamente con la lettura del prologo. Prima i saluti. Prima i saluti. Sì, adesso. Buonasera a tutti. E prima si inizia a parlare del libro, io parlo brevemente di Antonio Vastarelli. Noi siamo legati, al di là di un rapporto di amicizia, dal fatto che Antonio, giornalista professionista con grande interesse per la politica, ma anche per la società, per il sociale, da qualche anno, oltre a essere fra i soci diciamo costituenti di questa associazione, che è Mercurio, presente qui anche un altro socio costituente che è Gianluca Daniele, lo ringrazio, della Fondazione di Vittorio, è il direttore del nostro giornale online, prima cartaceo, adesso online, ed è il realizzatore di una serie di impegni tra la politica, tra la parte che riguarda la società, la grande attenzione che vedo che poi ha riportato nel libro stesso verso le persone e verso gli eventi legati alle persone. Tra l'altro voglio dire, per l'impegno credo sociale che ognuno di noi rappresenta, sia noi che siamo da questa parte del tavolo che voi, voglio fare una similitudine nella giornata di oggi, che è la giornata del ricordo di Giancarlo Siani. Antonio è stato anche lui un collaboratore del Mattino e quindi questo spirito mi commuoveva e volevo, quando sono venuto qua, ricordarlo nella giornata di oggi, perché i cronisti, i giornalisti, gli uomini che smuovono la nostra attenzione, la nostra forza sono dei punti di riferimento molto importanti e quindi questa similitudine mi veniva naturale pensando a Antonio, che tra l'altro è anche impegnato all'interno del mondo dei giornalisti
per quanto riguarda la tutela delle loro attività e il grande impegno che ha messo. Due passaggi oltre al saluto: l'Associazione Mercurio è un'associazione culturale aperta al sociale, con impegni trasversali, presentazione di libri, attività verso il sociale, attività verso le iniziative. E però adesso, rivedendo, come diceva la relatrice, questa bella struttura che io ci sto, io penso che come associazione, insieme io ci sto, vedremo anche di creare momenti di sinergia con altre situazioni, dovremmo rilanciare questa battaglia che finalmente vedo che si sta allargando a macchia di leopardo su Napoli, della riapertura dei punti di riferimento culturale che in questa città piano piano si spengono, ed è una cosa gravissima. Questa città deve vivere di questi momenti, deve vivere dei cosiddetti salotti letterari, che è il vecchio ricordo di un tempo dove il libro veniva letto, sedimentato, affrontato, trasversalmente si incontrava l'autore, lo si criticava anche, però erano quelle cose caratterizzanti di una capitale della cultura che è Napoli, che continua a essere Napoli. Quindi bellissimo anche questa organizzazione così di questo sit-in trasversale che fa in modo che la cittadinanza comunque è obbligata a partecipare a questo momento, perché non si può chiudere oppure non affrontare la cultura presa da shopping o da altre cose. È un elemento fondamentale di tutto quello che è la battaglia sociale, anche contro la camorra, anche contro una serie di elementi caratterizzanti. Quindi, ripeto, come Associazione Mercurio, con Antonio che fa da tramite, con tutti i nostri associati e i punti di riferimento, aumenteremo i momenti di attività con Io ci sto e con le attività. Una sola cosa, io mi auguro per il libro di Antonio, ho una speranza, visto il testo, visto il tipo di lettura, io credo che l'evoluzione di questo libro possa essere anche, lo dicevo prima a lui, io sono un amante del cinema, delle sceneggiature, delle articolazioni, se voi lo leggete, lo sedimentate, è proprio un testo che di per sé, secondo me, ha anche una sua evoluzione naturale. Quindi il canale librario che è fondamentale, dobbiamo leggere, dobbiamo... Io sono per leggere su carta, scusate se qualcuno si piglia collera, ma proprio bisogna manipolare la cellulosa e quindi impossessarla con la matita, lasciare il segno e tutto il resto. E poi io spero che ci sia anche questa evoluzione e spero che ci sia anche il secondo Pastarelli, il terzo Pastarelli, perché credo che è un uomo che ha grandi capacità di scrittura. Vi ringrazio per la partecipazione, per essere qui. Allora, come dicevo, ci buttiamo direttamente nell'ambientazione del libro, capiamo anche la sottigliezza della scrittura che già dai primi rivi viene fuori. L'orologio segnava le 7:30 di uno slabbrato 10 novembre, ma era fermo da mesi, potevano essere anche le 11:15 di un precoce 16 febbraio. Mozart pestava Ein Alt in Tunisia sui tasti marci di un piano Fender, mentre Dizzy sgozzava le note isteriche del tema. Qualcuno mi aveva infilato sotto la porta una busta con 5.000 euro. Il biglietto diceva: segue telefonata. Avrei dovuto bruciare la busta e tornarmene a letto. Invece decisi di pettinarmi. Alzai gli occhi verso il terrazzo che dava sul corso. Mozart alle mie spalle sospirò: una città senza mare è come una musica senza pause. Sembrava commosso. Forse fu lui a dirlo, o forse Marcus Miller. Marcus diceva spesso cose del genere, aggrappato al contrabbasso. Sfizio mi guardava con le orecchie sdraiato sulla schiena pelosa e con l'espressione colpevole di chi aveva combinato un guaio. Se non stava rosicchiando niente in quel momento, voleva dire solo che aveva appena smesso. La città sonnolenta, riflessa sulla vetrata, galleggiava nelle mie pupille. Gillespie terminò la solo. Un lungo brivido percorse la schiena, stridente. Era un trillo. Alzai la cornetta del telefono. «Il signor Vargas?» chiese una donna con voce da hotline. «Dipende», rispose. «Ho un problema. Solo uno. Beata lei. Non scherzo. Qualcuno vuole uccidermi». «Ah, non attacca davvero. Puoi inventarmi tutte le scuse che vuole, ma non cambio il mio gestore telefonico. Ascolta. Mi chiamo Paola, Paola Villitanic. Il nome non mi dice niente. Provi a inviarmi una foto su WhatsApp. Hai ricevuto i soldi?» Riprese seccata la tipa. «Ah, è stata lei. Pensavo fosse il reddito di cittadinanza promesso dal governo.
il direttore della mia banca le manderà un mazzo di rose, è un tipo apprensivo. Smetti la Vargas e apri bene le orecchie. Qualcuno mi vuole morta. Non so ancora chi sia, ma lo scoprirò. Auguri. Se è credente le consiglio di chiamare il 113. Non ho bisogno della polizia. Ho già fatto le mie indagini. Ho una lista di 10 sospetti. E io che c'entro? Solo tu puoi aiutarmi, Vargas, disse la mentosa. Come ha detto che si chiama? Paola. Paola Belpani, rispose la donna. Lo scrissi sul blocco degli appunti che avevo vicino al telefono e iniziai a scarabocchiare tutto intorno al nome. Casette, fiorellini, frecce, occhi con ciglia lunghe, capelli vaporosi, gambe affusolate. Signora Litanic, per fare uscire un articolo mi sembra pochino, non ho capito niente. Se la racconto così al direttore di un giornale, sempre che ce ne sia ancora qualcuno disposto ad ascoltarmi, lo sa dove mi manda? Incontriamoci, mi porti qualche documento e vediamo che si può fare, proposi, mentre disegnavo una bocca carnosa e socchiusa alla Liechtenstein. No, niente articoli. Da questo momento a ogni telefonata ti segnalerò un nome. Tu dovrai solo cercare la persona e indagare sulla sua vita. Di volta in volta ti arriverà il pagamento anticipato per la missione seguente. Taglio corto. Ehi, ma quale missione? Mica sono 007. Sono allergico al Pilates, figuriamoci all'avventura, frenai. 5.000 euro per 10 fanno 50.000 in totale. Ti potrebbero servire. Beh, certo, aiutare una donna in difesa. Il primo nome è Ciro Palla, abita al terzo vicolo Concordia. Ma guardi, non insista, non posso proprio. Pronto? Pronto? Accidenti, pensai. Quella era sicura che l'avrei aiutata, anche se era uno sbaglio. Sapeva che l'avrei fatto per i soldi e per la sua voce seducente. Ma mentre trasformavo la L del suo cognome in una pistola, mi convinsi di una cosa. Paola Delitalic non era il suo vero nome. Allora, già dalle prime righe conosciamo chi sarà il protagonista di questo romanzo. Arturo Vargas è uno scrittore sfigato. Scrive sotto pseudonimo libri fantasy, ma non riesce ad emergere. Un altro personaggio di grande rilievo del libro è il coniglio schizzo, che si rivelerà poi fondamentale in molte scene. Quindi c'è Paola Dell'Attanic, che sarebbe la persona che commissiona ad Arturo la ricerca di questi 10 piccoli napoletani, e dopo ci spiegherai il collegamento con Agatha Christie, quindi con il che è giusto nel nome e nella sciarada, nella filastrocca. Insomma, un giallo, sembrerebbe un giallo sotto tutti gli effetti, un po' lo è, ci sono morti, sangue, scomparse, ci stanno tante cose, ma non è soltanto questo, è difficile riuscire a inquadrare il libro di Antonio in un genere, e non mi piacerebbe. È da un lato un libro di narrativa, dall'altro è un giallo, un noir, una commedia brillante. In un'intervista dicevi che sembra un po' un giallo degli anni 60-70, altre volte una commedia brillante all'americana, ed effettivamente man mano che lo leggerete vedrete che si può, no, è inclassificabile. Possiamo dire semplicemente che è un libro che si lascia leggere con una grazia incredibile, una capacità dello scrittore di portarci dentro le scene, facendocele sentire, ascoltare, perché poi c'è il jazz che tu conosci benissimo, so che sei stato, che hai suonato il sax, mi sembra, capito che hai suonato il sax, non in maniera professionale, ma conosce benissimo la musica, e questa musica, questa colonna sonora ci accompagnerà poi per tutta la lettura del libro. 10 piccoli napoletani, partiamo prima dalla dedica, i 25 anni, poi dal libro, e poi dopo che ci hai spiegato un po', sentiamo un primo. Sì, innanzitutto io volevo ringraziare tutti voi che siete qui in un orario, diciamo, comodissimo, a pochi minuti dalla partita del Napoli, che diciamo, è veramente un atto d'amore. Mi odiano abbastanza. E volevo ringraziare ovviamente tutti gli intervenuti, ed in particolare Giulio per la sua generosità, e soprattutto per un motivo. Io devo dire questa cosa, che hanno pubblicato anche l'audible del mio libro, la versione
la versione audio dell'audiolibro di 10 piccoli napoletani. Quando l'ho sentito io sono rimasto un po'... L'attore sarà bravissimo, ma... No, ma è un libro, diciamo, ambientato a Napoli, letto da un napoletano, già è qualcosa, diciamo, i dialoghi sono un po' strani a sentirli da autore. Invece finalmente per la prima volta, perché la prima volta che ho presentato il libro ho letto io dei brani e onestamente lo rendeva proprio, per la prima volta sento il mio libro recitato, letto come me ero immaginato, con le pause giuste. Per cui lo ringrazio per questo, è come se fossi spettatore oggi di questa cosa. Per quanto riguarda le cose che diceva invece Federica, la dedica e diciamo il lungo cammino che ha portato a questo libro, la dedica a mia madre, all'inizio del libro io scrivo "Ha visto mamma", alla fine l'ho scritto, perché questo libro... è stato per la prima versione del libro, è stata scritta più di 25 anni fa. Allora c'era mia madre, ha fatto a tempo a leggerlo e mi diceva sempre: ma perché non lo pubblico? Io non ero convinto, lo mandai un po' in giro, però all'epoca non ero convinto. Nel corso degli anni ha cambiato un po', diciamo, sia trama che finale soprattutto, e alla fine ce l'ho fatto, purtroppo lei non ce l'ha fatta a leggere la versione definitiva, ma sono sicuro che l'aveva immaginata dicendomi, spingendomi a scriverlo, per cui questo era, diciamo, il riferimento, la cosa a cui faceva riferimento Federica. Per quanto riguarda il libro, una diciamo, delle cose, parlava anche dei personaggi, dei 10 piccoli napoletani, della filastrocca che ricorda Agatha Christie. Quello fu lo scatto che mi portò a scrivere il libro. Avendo letto e visto quel film di 10 piccoli indiani, immaginai come questa filastrocca potesse essere riportata in una realtà napoletana in cui le cose non sono mai completamente serie. Lì ovviamente la filastrocca annunciava degli omicidi che avvenivano, le modalità con le quali avvenivano, in questo caso annuncia delle misteriose scomparse. Questa natura un po' ambigua del libro, non si capisce bene se è un noir. Il mio vicino di casa, dopo averlo letto, un lettore di gialli, diciamo, una biblioteca enorme, tutti gialli e thriller, mi ha detto: mi è piaciuto questa specie di giallo. Per cui effettivamente, e anche il fatto che a dicembre mi hanno dato il premio Troisi per il libro, per dire, questo libro fa ridere, per cui un giallo che fa ridere, diciamo, sembra quasi una contraddizione in termini. Proprio prima di passare la parola a Bruno, volevo ricordare questa cosa. Io ho vinto il premio Troisi anche grazie a lui, perché un giorno ci incontrammo, io avevo letto il libro, mi disse: mi è piaciuto, fece una serie di considerazioni, poi disse: ma hai pensato a mandarlo al premio Troisi? Perché comunque è divertente, visto da Bruno, per la verità non ci avevo proprio pensato, avevo mandato un paio di premi letterari per gialli, ma per la verità non ci ho pensato. Poi guardai il bando e dissi: ci mancavano pochi giorni, subito lo andai a consegnare al Comune di San Giorgio. Ho vinto anche grazie a lui, per cui, grazie ad un peccato, cioè, non ci avevo pensato, effettivamente aveva colto la natura, diciamo, umoristica del testo. Ma dovete sapere un'altra cosa, che io ed Antonio, per quelle cose strane della vita, probabilmente avremmo dovuto conoscerci una decina d'anni fa, e in quell'occasione non c'è stata, e ci siamo conosciuti grazie al libro. E quando mi è stato dato questo libro, leggi questo libro, e io l'ho chiamato, ci siamo sentiti, ho detto: guarda, questo libro, quando interrompo la lettura e lo riposo da qualche parte, dopo qualche ora, dopo qualche tempo me lo va, non funziona. Il libro, dopo che quando ho interrotto di leggere, interrompo di leggerlo, poi lo lascio da qualche parte, è come se il libro mi chiamasse. Vado, chi è abituato, Federica addirittura per lavoro, per professione, chi è abituato a leggere, legge contemporaneamente probabilmente 2, 3, 4 libri, c'è sempre un libro che ti prende di più. Io
e andavo a cercare il libro per continuare a leggere. Questo significa che il libro funziona. Adesso mo, non siamo, la parola funziona poi a varie interpretazioni, molte in negativo, però in realtà se diciamo che il libro funziona, poi dovremmo fare tutto un simposio, tutta una discussione su perché funzionano alcuni libri, perché altri no. Altri non funzionano perché sono pessimi. 70.000 edizioni, 70.000 titoli in un anno dell'editoria italiana significa che c'è un'inflazione. Probabilmente che, come diceva Campanile, gli scrittori sono i lettori sono dei personaggi immaginari creati dalla fantasia degli scrittori, perché non è possibile. Quindi questo, dico, oggi ci siamo sentiti su Facebook, questo libro è un libro accogliente, perché è un libro che ti prende per mano, che ti porta dentro di sé, con delicatezza, è stato già detto bene da Federico, ti porta in un meccanismo, in un gioco complicato, ma che però è chiaro, è aereo, non ci sono ombre, non ci sono lati oscuri del plot, della storia. È un libro, ripeto, accogliente anche perché ci ha fatto conoscere. Io sono contento anche di avergli dato quelle indicazioni. In realtà qua poi ci troviamo il giallo del giallo, perché questo viene classificato in quella pessima abitudine che ormai abbiamo di classificare tutto, di catalogare tutto, viene classificato come un libro noir, secondo me è anche altro, fortunatamente è anche altro. E il fatto che sia stato vinto il premio per la scrittura comica, addirittura, comica è un aggettivo un po' troppo forte, un po' troppo esagerato, ma sicuramente c'è dell'ironia, c'è una costruzione del periodo che porta alla battuta finale, che significa che sa scrivere, non glielo devo dire io, un giornalista professionista, critico, quante cose sei, critico musicale e altre cose, svolge un'attività sociale molto, molto in presenza, diciamo. Qui però ci sono poi dei libri che sono faticosi, e qua io apro una piccola, non faccio una mia colpa, ci sono dei libri classici, pensiamo a James Joyce, a Marquez, diventano un po' difficili da leggere, Proust, probabilmente questo gusto che abbiamo noi di semplificare tutto ci porta poi verso certi versanti che sono diversi, ma fortunatamente questo è un libro che non è soltanto uno, è stato detto, non è, anzi forse non lo è neanche, è della tua fortuna, perché dopo che c'è stato Simenone, c'è stato Chandler, Vasquez Montalbano, che non è Montalbano, perché poi circola questa storia che non è mai stata confermata, forse l'ha confermata, che Camille abbia inventato il personaggio di Montalbano ispirandosi al suo amico Vasquez Montalbano, che è un autore spagnolo molto trascurato ma di elevatissima qualità, di grande scrittura secondo me. Dopo che abbiamo letto Zafon, dopo che abbiamo letto Stephen King, che io adoro, e dopo gli italiani Mastriani, perdonatemi, Veraldi, perché il vero fondatore del giallo napoletano è Attilio Veraldi e non si discute, dopo aver letto Manzini, dopo aver letto Lucarelli, ecco, Leandro ieri sera, la scrittura di Lucarelli, cioè, molti se lo dimenticano, Lucarelli è uno dei fondatori del giallo all'italiano. Dopo, che cosa dobbiamo leggere più? Il giallo è diventato un prodotto di consumo, da che veniva inquadrato come un genere popolare, da quando veniva inquadrato come un genere, addirittura qualcuno lo ha elevato al romanzo sociale, scomodando questo genere come Solà, come Dickens, è diventato purtroppo un prodotto molto commerciale, un déjà vu continuo, un copia e incolla continuo, una serie di banalità nella quale noi vediamo costantemente il commissario che sta indagando, ma qualcuno di voi lo dice il caso, dietro il delitto ci sta sempre una entità superiore che è la mafia oppure la CIA o ricucci diverso la Gestapo e compagnia bella. Questi poveri disgraziati commissari quasi sempre la moglie o è morto o li ha lasciati. La pistola gli viene tolta e ridata al giorno d'attesa, così come il distinto.
sono ormai stereotipi che danno anche fastidio. E diciamoci la verità, oggi si scrivono i gialli perché sono l'anticamera di Cenerentola. Poi ci sta tutta la indessata di quelli che parlano con l'aldilà, che si rivolgono ad entità superiori e magari si accarezzano. Allora noi vediamo che da tutte queste classificazioni dove viene? Cioè, questo lungo preambolo anche per dare un senso di profondità e per dare merito a quello che, all'operazione che fa Antonio, non è pure io, ho scritto delle cose, ci ho messo 20 anni. Un po' c'è un pudore nel scrivere cose, un po' dice non mi piace, un po' poi ci sono gli editori che non sono facili da trovare. E lui compie, forse involontariamente, un'operazione, una rivoluzione silenziosa. Forse non lo sa neanche che ha fatto una cosa che non è facile da fare. È una rivoluzione gentile, perché lui decostruisce il giallo tradizionale, lo delegittima, fa un'operazione, diciamo, addirittura diceva Filippo Rotti, io ritengo degni di essere letti tutti i romanzi, finisco se parliamo di film, tutti i romanzi nei quali l'autore si autoincrimina. Allora lui che fa? Si è autoincriminato come scrittore di romanzi, ma non solo, ha pigliato tutti i suoi personaggi e gli ha detto guardate, questi sono i piedi. E questa è un'operazione di una finezza e di una eleganza che porta il giallo a diventare questo romanzo che non è classificato, a diventare un genere forse nuovo e comunque pieno di ironia, pieno di sottigliezza ed ecologia. Quindi per lui ho scritto bene, l'abbiamo letto, ed è un libro onesto, e finisco qua. È un libro onesto perché? Perché ci sono molti libri, tra i 70.000 che vengono pubblicati, ce ne sono molti che sono disonesti. Sono scritti dai servi, cioè quelli dai ghostwriter, da quelli che scrivono e poi firma l'autore perché non c'ha più il tempo, sono sterminate inizie, sono esito di spartizioni condominiali dei premi letterari, questo lo dice Bonino D'Alico, non lo dico io. E quindi da questo punto di vista noi facciamo un'operazione, leggo la frase che suggerisce secondo me l'operazione di Antonio. La leggo perché me la so scritta, l'ho pensata a pure, quindi poi io studio quando faccio queste cose, però perché ho tempo per studiare, fortunatamente. E così nella semplificazione desolante di cui è preda gran parte dell'editoria nazionale, passerebbe con un'operazione che invece ha il valore della complessità, perché il romanzo è complesso, attenzione, non è semplice, il romanzo è costruito bene. Addirittura rimanda a Woodville, a scrittori come Woodhouse, a Woody Allen, ci sta proprio quella traccia di humor anglosassone. Il valore della complessità lieve ma incisiva, che ci rivolta alle buone intenzioni degli scrittori, che si prendono cura di quello che scrivono e che perciò in qualche modo lasciano un segno in chi ha la fortuna di leggere. Leggete il romanzo di Antonio. Grazie. Dico una cosa al volo prima di... No, perché... Me ne posso pure andare, magari già lui... Quindi comincia la partita. Siamo solo scendere a questo momento. No, e allora... La cosa che diceva lui, non so se l'aveva fatta apposta oppure inconsapevolmente, ora che mi ci fa pensare, dovete sapere che mio fratello, c'è stato per molti anni, quando eravamo ragazzi, tra me e mio fratello non leggeva gialli, non ha mai letto gialli, e ogni volta diceva no, questi gialli, no, no, un genere tutto genere, lui diceva cose pesantissime, la ricetta del tempo per tutto. Allora, io ogni volta dicevo, ma no, ma non è piacere, il giallo è un genere, un meccanismo, poi uno ci può mettere quello che vuole, e io all'epoca cercavo di proporre, ma non lo metti, i gialli di Durrat, che è uno scrittore che faceva filosofia, diciamo, scrivendo dei gialli, tra l'altro piccoli, molto piccoli, per cui c'è il giudice Savoia che era un giallo, così come alcune cose di Sciascia, diciamo, sono più denuncia sociale, c'era il giallo, diciamo, c'era, però... Per cui uno può fare quello che vuole, la destrutturazione non si sicura, cioè è utilizzare quello. Poi penso che più o meno tutti i giallisti provino a fare questo, ognuno lo fa, se... no provino, spero, diciamo,
Bisogna dire anche qual è il tipo di interesse, diciamo, la maggior parte dei casi, la cosa che diceva lui, no, è quasi sempre uguale, la storia, il commissario di Arriva, perché questa è la cosa che mi ha detto lui, il mio editore, ha detto, ma alla fine, cioè, alla fine, quando firmammo il contratto, lui mi disse, ma che poi il resto giallo, ridendo, disse, ma un morto non ci sta nemmeno, poi disse, no, ma è vero, perché... Dice, sì, sì, va bene, ma non è importante, no? Ma poi ci sta. Allora, io sicuramente una cosa, cioè, la ristrutturazione, diciamo, cioè, io sono contrario agli squartamenti, alle vivisezioni, a queste, cioè, non mi piacciono da lettore, per cui da autore, diciamo, ho cercato di evitarlo, ecco. Quindi giocare sul meccanismo, parlando di altro, possibilmente in maniera ironica, cercando di evitare, diciamo, questi stereotipi. Spero di esserci riuscito, se lui dice così io me lo prendo in carta e porto a casa, e passerei. Dai nostri commenti sembra proprio che tu ci sia riuscito splendidamente. Io volevo fare le ultime due osservazioni. La prima è che abbiamo detto in mille maniere che non è un giallo soltanto, è anche un libro erotico in alcune parti. Infatti adesso ci leggerai un piccolo pezzo, un'altra delle protagoniste, appunto Roberta. Roberta intanto, vediamoci la mascherina, si era sfilata la maglietta e il reggiseno e stava sparpagliando per la stanza i restanti centimetri di stoffa che a stento la ricoprivano. Poi mi guardò senza imbarazzo, lei. Problemi? Disse. Cercavo inutilmente di fissarla negli occhi. Il suo corpo nudo era di una bellezza così incredibilmente naturale che fui io a provare vergogna. Dov'è il bagno? Vorrei fare una goccia, sospirò. La poporta in fondo, balbettai prima di attaccare con un discorso moralistico del tipo che non avrebbe dovuto dare tanta confidenza a uno sconosciuto. Avrei potuto essere un maniaco, un poco di buono. In realtà ero solo uno stronzo ipocrita e si vedeva pure. Ti stai eccitando? Ti vedo un po' rigido, disse con una voce svenevole che dialogava direttamente con mio testosterone. Ma se nemmeno mi conosci, ribattei, constatando che un po' rigido lo ero. E non dicevi di essere un poliziotto? Ridacchiò. Sì, più o meno. Non credo proprio. Comunque non importa, io non faccio domande sul tuo conto e tu non ne fai sul mio. Tanto ti ho capito, sei uno di quelli che non si rilassano mai. Sempre, sempre a pensare, ad utilizzare un fottuto filosofo sei. Se fai buono e non ti agiti troppo, forse ti sciolgo i nervi con un massaggio. Dopodiché ti farai la doccia, naturalmente, pucci di benzina, disse d'un fiato. Si voltò con calma e si diresse verso il bagno. Non staccai lo sguardo nemmeno per un secondo. Sembrava una di quelle situazioni che capitano almeno una volta al giorno ai detective famosi. Che cosa avrebbe fatto Mike Hammer in una scena del genere? Spillane non gli avrebbe certo fatto fare la figura dell'imbranato. Ispirai profondamente e la seguì con passo cadenzato sulle struggenti note di Lover Man, ballata per piano solo e seguita da Chopin. Lei entrò nel bagno, mi scrutò con intenzione, mi baciò fugacemente sulla guancia, sorrise guardando i miei capelli. Carina l'onda, disse. Poi mi sbatté la porta sul naso mentre il maestro Chopin passava all'inciso. C'era da aspettarselo. Non tutti possono permettersi Spillane come ruffiano. Antonio, prima abbiamo detto che avremmo finito alle 6:30, quindi le cose da dire su questo libro ce ne sono tantissime. Difficile sempre parlare di un giallo e invece incredibilmente parlare del libro d'Antonio. E l'esegesi di Bruno l'ha dimostrato quante cose ci sono che si potrebbero continuare a dire, ma quello che mi interessa anche portare alla luce è il fatto che tu da giornalista sei riuscito a fare una narrazione del degrado sociale, c'è anche questo, ecco, c'è questa vena di denuncia sociale che scorre sotto tutto il libro.
parli della borghesia della città come qualcosa di malato, di corrotto, e questo ti viene dalla tua esperienza di giornalista, lo si vede chiaramente. Sì, diciamo che ovviamente l'esperienza aiuta sempre a scrivere, in questo caso ad aggiustare un romanzo che era stato scritto 25 anni fa, per cui la mia esperienza mi ha fatto cambiare la trama nel corso del tempo, perché ho inserito alcuni elementi della realtà. Però diciamo, per me la realtà per uno scrittore è sempre meglio quando è molto trasfigurata, cioè raccontare i fatti di cronaca diventa noioso, come diceva prima, no, questo il morto a terra, il commissario che arriva, l'indagine, il medico legale che arriva dalle indicazioni, eccetera, eccetera, può risultare alla lunga. Ora io non so se ci sono riuscito o non ci sono riuscito, ma il tentativo era quello proprio di staccarsi dalla realtà, facendolo diventare questi personaggi che rappresentavano dei personaggi, soprattutto della borghesia, come dici tu, dei personaggi in qualche modo ridicoli o surreali, diciamo, dei personaggi alcune volte improbabili, ma quell'improbabilità poi a volte leggendola ci fa ricordare, magari per intuizione, quel personaggio che abbiamo incontrato, quella storia che abbiamo letto qualche volta. Quindi la similitudine c'è, lo spunto c'è, ma non ho voluto approfondire la cosa, perché credo che il 50% diciamo, di un libro lo facciano i lettori, per cui ognuno ha visto in questi personaggi, infatti mi diverto quando ognuno trova uno dei singoli personaggi che sono semplicemente tratteggiati, a differenza di altri autori che diciamo, si dilungano molto sulle caratteristiche dei singoli personaggi. Ovviamente in questo caso c'è anche un fatto tecnico, siccome il romanzo è scritto in prima persona, cioè Arturo Vargas racconta la sua storia, sarebbe stato pure innaturale che raccontasse i minimi particolari, le caratteristiche del personaggio. Quando uno racconta in terza persona questa cosa è più digerita. Per cui serviva velocità, perché è come se io raccontassi a un amico. Però raccontando a quell'amico che è il lettore, a un amico nostro quando raccontiamo una storia, quell'amico si immagina anche delle proprie esperienze personali e le mette a confronto. Siccome si tratta di silhouette, cioè di personaggi che tutti noi abbiamo incontrato un giorno o l'altro nel nostro cammino, il politico corrotto, il magistrato, insomma, non do aggettivi, altri aggettivi per non dare le, diciamo, le indicazioni sulla trama, perché un giallo è sempre complicato, però è questo il diciamo, dare delle indicazioni e far immaginare anche al lettore che tipo di personaggio potesse essere e individuarlo con diciamo, un personaggio della realtà. Questo è... Se ti posso fare l'ultima domanda in assoluto, la città di Napoli. Nel tuo libro di solito la narrazione di questa città è una narrazione molto forte, la città diventa protagonista spesso e volentieri, ultimamente almeno sta diventando proprio protagonista di moltissimi libri. Nel tuo libro l'incontrario, è la città a raccontare e non sei tu che racconti la città. Anche questo non amo particolarmente, ma le cose che non amo da lettore, per cui l'autore cerca di evitarle, sono le guide turistiche, cioè descrivere di minimo in particolare tutti i luoghi, le strade. L'unico, diciamo, non c'è più una descrizione di vicoli, questo pezzo, io a questo punto risponderei alla domanda facendo leggere a Giulio l'ultimo pezzo, quello sui vicoli, cioè che dà un po' l'idea della città malamente. Le strade sembravano deserte, ma i palazzi avevano occhi e orecchie. Se alzavi lo sguardo, una persiana si chiudeva all'improvviso come una ghigliottina sul volto dell'omertosa sentinella che ci spiava da qualche secondo nascosta nell'ombra. Rumori secchi e rapidi come un colpo di rullante in sincrono con James che continuava a soffiare la vita nel suo sax. Clara, abbardicata sul mio braccio, tremava dal freddo e dal terrore. Evitava di parlare, e questo già era un vantaggio. Svoltando l'ennesimo angolo ci trovammo su una strada un po' più ampia. In una rientranza notammo dei bulletti che condividevano una canna. Ci sbarrarono la strada con la tracotante rilassatezza del branco. «Bella guaglione», disse uno. «Sì, ma non ti preoccupare,
non te ne immagini, scupa, aggiunse un altro, rivolgendosi a Clara. Volimmo solo esordio, gracchiò quello che sembrava essere il capo. Orologio, agnello, collana, ridacchiò un altro. Va bene, disse impaurito, non c'è problema, prendetevi tutto. Clara, sempre senza fiatare, come un automa, iniziò a sfilarsi tutti gli oggetti di valore che aveva addosso, mentre io consegnavo orologio, portafoglio e cellulare. Ma una voce familiare proruppe alle nostre spalle. Voglio posare a Rob, non è serato, sono amici miei. Ma che cazzo, ru, disse il capo. A noi ci serve un esordio, po' fum. Oru era forma contratta di Orus, che in dialetto stava per il rosso. Non c'era dubbio, la voce era proprio la sua. Clara si girò all'istante, lo vide e riprese immediatamente a parlare. Evidentemente l'omone le dava sicurezza. Sembrava amore a prima vista. Signor Rosso, grazie, disse, e tutti scoppiamo a ridere. Come t'hai chiamata? Chiese scuotendo uno dei bulli. Signor Rosso, ma la signorina lo sa perché sì. Facete poche istruzioni, chiedo venire a casa che è meglio. E che sia d'amore, lui, peggio lo stato, commentò il più piazzato del gruppo. Se esordio si arrobano loro, non è niente per nessuno. Se rubo tu, so cazzo a cacà. Mica è, disse il capo dandogli una pacca sulla spalla. E a un genio, non da appiccica, chi lo russo o sai buono. E va buono. Va buono, ci rubo. E a un genio che è meglio. Pure stasera abbiamo fatto la beneficenza, concordò Michele. Se vuoi aggiungere qualcosa per chiudere, io voglio soltanto dire che i libri non ci sono arrivati, però li potete ordinare e quando domani dovrebbero essere qui in libreria, purtroppo c'è stato un disguido con la distribuzione. E potete lasciare il vostro cognome e poi dopo vi richiamiamo quando arriva. Io lascio a te la chiusura a questo punto, ringraziandoti per essere stato qui. 15 mesi, 16 mesi, so che stai scrivendo altri 3 romanzi contemporaneamente, perché dopo 25 anni più o meno ne scrive uno solo, ne scrive 3 contemporanei, deve recuperare il tempo perduto, giustamente. Allora, innanzitutto ringrazio tutti, vedo pronta a scattare per la partita che ha dato. Io un grande tifoso come me, come molti, per cui. No, stavo scherzando, brevemente volevo dire che ho finito di scrivere il seguito di 10 cittadini napoletani, una sceneggiatura teatrale che non so che ne facciamo, voglio dire. E per il resto voglio solamente ringraziarvi perché non rubarvi l'altro tempo, sono commosso per le vostre parole e finalmente mi ripeto, pure la parte napoletana era proprio la parte sua e qui non potevo non fargliela leggere. Grazie Giulio, grazie a tutti.